Il centro polivalente di Perano sarà il teatro di una importante manifestazione, il corso per sommelier ICE, per il quale c'è stata la presentazione in pompa magna quest'oggi alla presenza del sindaco Gianni Bellisario, che come sempre ha dato la sua disponibilità ad ospitare questo evento. È un onore per la comunità peranese ospitare questa meravigliosa iniziativa dell'ICE e ringrazio sentitamente anche l'Associazione Volontari di Protezione Civile che assisterà appunto l'Associazione Italiana Sommelier nella gestione proprio di tutto questo percorso formativo. Ed è un modo per la nostra comunità e per tutto il territorio di guardare al futuro, perché la tradizione vitivinicola a Perano ha radici antichissime ed è un modo per avvicinare anche le nuove generazioni a questo straordinario mondo che è il metodo più bello per creare cultura, perché attraverso la conoscenza del territorio e delle sue risorse poi non si fa altro che promuoverlo, che migliorarlo e renderlo sempre più appetibile ed interessante. E questo è il lavoro che le istituzioni quotidianamente dovrebbero fare. Noi ci abbiamo messo tanto impegno nel passato e tanto ne dedicheremo in futuro. Questa presentazione è avvenuta in un comune, come lo ricordava lei stesso, da sempre ha dedicato molta attenzione al vino. Facendo una battuta, ha detto che c'erano più cantine che abitanti una volta. Ma è la verità, è quel mondo che abbiamo riscoperto attraverso la manifestazione che teniamo ogni anno a fine ottobre e primo novembre, Perano Borgo di Vino, e alla quale colgo l'occasione di questo straordinario momento che ci dai, Antonio, per invitare tutti ad esserci, a scoprire il nostro borgo, ma soprattutto a scoprire il meglio della tipicità e di tutto il nostro territorio. A presentare il corso per sommelier ICE qui a Perano c'è la Presidente Angela Di Lello. Allora Presidente, vogliamo far conoscere meglio questa associazione, perché so, come si è anche detto, che voi siete tra le prime, tra le più antiche in Italia, ma ultimamente c'è un proliferare anche di altre associazioni simili, ma voi siete gli originali. L'Associazione Italiana Sommelier nasce dal 1965, come obiettivo principale ha la formazione del sommelier, ma insieme a questo la valorizzazione del cibo, del vino e dell'olio, tutto quello che può essere un valore della nostra regione e della nostra nazione. Tutti quei prodotti che raccontano il territorio e con loro anche le produzioni e i produttori che producono e realizzano quotidianamente questi prodotti, che per noi sono l'essenza di ogni corso ICE, l'essenza del nostro quotidiano. Abbiamo l'opportunità di raccontarlo sia in regione sia fuori regione tramite eventi, tramite manifestazioni, ma la cosa più importante per noi è proprio la formazione. Con un corso ICE riusciamo a toccare tanti di quei punti per avere una completa panoramica di quella che è la cultura del vino, dell'olio e del cibo e di altri distillati, di altre bevande alcoliche quali il vino, e poi con una tecnica ben accurata della funzione del sommelier, perché l'eleganza e la professionalità è qualcosa di importante, qualcosa che va di là, qualcosa che ti premia, qualcosa che ti fa star bene. L'ICE, oltre a organizzare questi corsi, è presente anche in tanti eventi, ne organizza diversi durante l'anno. Sì, l'ICE è presente in molti eventi, sia i più tradizionali quali il Vinitaly, ma è interessante anche narrare quello che accade in regione. Ci sono tanti eventi che raccontano territori, raccontano denominazioni, raccontano i nostri vini, i nostri vitigni. Spesso il tema che più ci accomuna è quello di diffondere la qualità del vino attraverso banchi di degustazione, attraverso incontri con il produttore, e ancora di più la cosa importante è quella di far visita nelle aziende in maniera tale da toccare proprio con mano quello che è il lavoro quotidiano che i produttori svolgono per portare a compimento quello che è il nostro nettare, il vino, che dà voce a
tanti di noi pronti a raccontare quello che nel calice si può sentire, che si può narrare. Il degustatore ICE, quando si trova a degustare, analizza il vino in tre fasi specifiche, vedendo la parte visiva e raccontiamo quale colore emerge, poi andiamo sulla parte olfattiva, sentendone i profumi, le fragranze e poi arriviamo finalmente al sorso per capirne quanta bella sostanza, quanto un sorso ricco può dare soddisfazione al nostro palato. E poi quello che più ci accomuna e comunque ci dà gratificazione è quello di pensare anche al vino in abbinamento alla gastronomia, quello che poi è la missione globale del sommelier, l'abbinamento cibo-vino. Il sommelier Eros Sanelli e il delegato ICE Vasto Val di Sangro, quindi anche la zona di Perano che ospiterà questo corso. Eros ha spiegato agli intervenuti come si svolgerà questo corso, di cosa si parlerà, e quindi la stessa domanda la rivolgo nuovamente per spiegarcela in maniera più sintetica. Bene, grazie. Innanzitutto volevo ringraziare il Comune di Perano per il patrocinio che ci ha offerto e anche per la location in cui sarà ospitato il corso di Perano. Questa sarà, diciamo, il nostro primo corso su questo territorio, quindi speriamo sia l'inizio di un qualcosa di duraturo e che sono sicuro ci porterà comunque soddisfazione e avvicinerà tanti appassionati. L'intento è comunque quello di attirare non solo appassionati della zona di Perano, della adiacente zona di Atessa, ma anche del comprensorio più ampio e più interno della media Val di Sangro. Il corso di primo livello è un corso appunto di avvicinamento con cui gli appassionati o anche chi lo fa per professione si approcciano al mondo del vino, e quindi si tratterà di vari argomenti. Quindi si andrà dalla tecnica di degustazione, i primi rudimenti della tecnica di degustazione che appunto sono il bagaglio di un sommelier, fino anche a trattare di viticoltura, enologia, quindi di tutti quegli argomenti che ruotano intorno al mondo del vino, organizzazione di una cantina, come si compone una carta dei vini in un ristorante. Ecco, gli argomenti saranno i più disparati. Quindi c'è posto per tante persone eventualmente interessate, cosa devono fare per iscriversi? Allora sì, diciamo abbiamo una capienza abbastanza ampia. Per iscriversi si può contattare il delegato di zona, che è il sottoscritto, i cui riferimenti si trovano sia sul sito diciamo dell'AIS Abruzzo, AIS regionale, ma anche sul sito dell'AIS nazionale. Visitare la pagina Facebook AIS Delegazione Vasto Val di Sangro e comunque i social su cui siamo molto attivi e su cui troverete i riferimenti sia miei che comunque degli altri collaboratori, o alla peggio scrivere a info@AIS Abruzzo, che è la nostra segreteria regionale, e vi indirizzerà diciamo in tutto il percorso di iscrizione. Al termine del corso gli iscritti che cosa potranno fare, che cosa diventeranno? Allora, il corso si compone di tre livelli, quindi al termine dei tre livelli si sosterrà un esame con un commissario abilitato, e al termine del quale si otterrà la qualifica di sommelier ICE, che quindi diciamo ha un riconoscimento ormai, diciamo, l'Associazione Italiana Sommelier è blasonata ed è un'associazione il cui valore, appunto, la formazione che somministra è un valore riconosciuto, e sicuramente costituirà un quid per chi vuole lavorare nell'ambito del vino e della ristorazione in generale. Inoltre il corso appunto di formazione da sommelier è il primo step per chi vuole poi acquisire una formazione professionalizzante, in quanto ICE fa anche dei master in collaborazione con la Scuola di Alta Cucina di Parma, ad esempio, anche con la Sant'Anna di Pisa, master che sono appunto professionalizzanti a tutti gli effetti, ai quali si accede, appunto, requisito è il corso di da sommelier appunto di ICE, quello sui tre livelli di cui stiamo parlando. Quindi ci sono anche delle buone prospettive lavorative.
Eh sì, diciamo il mondo del vino e dell'enogastronomia in generale è avido di figure non solo tecniche, perché diciamo il sommelier è uscito un po' dalle mura, esce un po' dalle mura del ristorante, dei ristoranti, ed è diventata sempre di più una figura dedita alla comunicazione e al marketing, quindi sono molte ricercate appunto figure che sappiano parlare di vino e che sappiano raccontare il vino agli appassionati, sia in territorio italiano ma anche e soprattutto sui mercati esteri. Molte sono le aziende che sul territorio abruzzese, molisano, quindi sui territori limitrofi si stanno aprendo al mercato internazionale, e quindi figure che sappiano appunto raccontare, comunicare un territorio, un prodotto, sono sempre più ricercate. In questo sicuramente i sommelier, la formazione AIS e la rete, il network AIS non ha uguali. Il sommelier Nicola Antichi della delegazione AIS Vasto Val di Sangro è il referente di zona, è anche colui che si è prodigato per cercare una location a questo corso sommelier e ha individuato, anche grazie alla disponibilità immediata del sindaco Bellisario, questo centro polivalente che vi ospiterà. Un'associazione, quella dei sommelier di cui fai parte, che sta crescendo di anno in anno. Buonasera, sì Antonio, come accennavi tu, è una delegazione che si amplia sempre di più, per fortuna, perché vuol dire che molte più persone si appassionano a questo mondo, il mondo del vino, che può sembrare un qualcosa solo per bevitori, però insomma noi facciamo capire che degustare è un'altra cosa che bere, e le degustazioni guidate sono quelle che poi fanno capire tanti segreti, tra virgolette, e fanno avere quell'approccio più giusto per immergersi in questo percorso. Cosa possiamo dire per invogliare i residenti qua della nostra zona a frequentare questo corso? Allora, visto che tra l'altro siamo anche in una zona abbastanza vocata per l'allevamento della vite, approfondire le conoscenze, diciamo, della viticoltura è sempre una cosa che potrebbe essere, tornare utile ai fini poi di fare un abbinamento in equilibrio, come si dice in gergo, diciamo, professionale. Questo consente di avere un approccio sempre più giusto, fermo restando che poi a volte ci possono essere quei gusti incontrastabili che vanno anche rispettati e non sono mai, diciamo, sbagliati. Però ecco, i corsi sono fatti appositamente per far capire meglio che cosa abbinare a un piatto piuttosto che a un altro. E come abbiamo detto prima, in questa serata hanno partecipato anche alcune realtà del territorio. Abbiamo con noi il signor Giovanni Sirolli, che è venuto a pubblicizzare i prodotti della sua azienda. Di cosa si occupa? Naturalmente la produzione di olio extravergine di oliva, e quindi insomma ne facciamo parecchio anche della nostra azienda agricola, e poi facciamo un olio particolare spremuto veramente a freddo, non a chiacchiere, 18-20 gradi centigradi e non 27, perché superati i 18-20 gradi le sostanze idrosolubili si disciolgono e vanno via insieme all'acqua di vegetazione, per cui non ci stanno più, e sono farmacologicamente, sono proprio quelle le più importanti, quelle praticamente ti permette di combattere i tumori al colon, al seno, persino per l'Alzheimer, persino per quello al cervello, che non c'è altra soluzione. Però oltre a quello che viene utilizzato nei pasti eccetera eccetera, bisogna prenderne 30 grammi al giorno, lontano dai pasti, almeno 2 ore, oltre a quello che si cucina, insomma. Con quello lì, insomma, è molto... Poi, oltre a questo, noi naturalmente, anche, ecologia, noi non utilizziamo la resistenza, non mettiamo l'acqua, perché l'acqua si deve scaldare per poterlo, poi lo deve andare a portare via, e quindi c'è emissione da anidride carbonica. La stessa cosa la sanza noi la diamo direttamente
al consumatore che lo utilizza per riscaldarsi. Quindi insomma noi lo mandiamo a San Divigio, lì deve essere lavorato e poi insomma c'è emissione, insomma. E quindi sono tutte cose che a un certo momento, cioè, tutelano l'ambiente, insomma. E poi c'è un'altra cosa, per coloro che cioè, moliscono le loro olive, quel sistema fa il 20% in più di rese rispetto all'impianto continuo, e che significa 15 litri, 20% 3 litri, quindi tu molisci gratis e ti metti un litro in tasca, oltre al fatto che poi è tutta un'altra cosa, insomma. Perché lì se fatto veramente in quel modo è un farmaco. Io una volta sono andato a una mostra a Trieste, c'era uno che aveva messo la tabella, olio extravergine, la nostra farmacia. Voi siete ad Archi? Faro di Archi, una contrada di, diciamo, di Archi, sopra il piano di Archi. Insomma. Un'altra delle aziende partecipanti è Farina del Mio Sacco, rappresentata da Lisa Di Mauro. Ci vuoi parlare anche tu delle attività che svolgete, dei prodotti che commercializzate? Buonasera. Allora, noi principalmente ci occupiamo di pane, anche se il nome porta Farina del Mio Sacco. Noi trasformiamo la farina. Ci piace andare alla ricerca di piccoli produttori e di valorizzare quello che è il nostro territorio. Cerchiamo di farlo capire ormai da tanti anni, abbiamo cominciato da subito. Utilizziamo pasta madre, siamo certificati bio e da un paio d'anni abbiamo ricevuto anche riconoscimento dal Gambero Rosso dei due pani, che non è da poco, insomma, mantenere lo standard una volta che si ottiene una cosa del genere. Quindi ci impegniamo a fare che insomma, la cosa continui nel tempo. Siamo molto orgogliosi di essere natessa e ci piace molto il nostro paese e cerchiamo di fare rete in tutti i modi, soprattutto quando ci sono queste occasioni, cerchiamo di essere parte sia emotivamente che in maniera concreta di quello che è il nostro territorio. E, niente, noi, la nostra mission nel tempo è sicuramente quella di continuare ad essere bandiera, tra virgolette, di un prodotto sano, pulito, etico e che vada sempre di più verso un artigianato che sia vero, perché vogliamo riportare le persone a comprare il pane al forno. È importantissimo questo. Il pane va comprato in paese, va comprato fresco, va discusso insieme al fornaio, perché ha una storia anche dietro, e noi cerchiamo di farla arrivare in tutti i modi.